E ciao a tutti! Come potete vedere, oggi voglio parlarvi di Dawn of Pripyat, ma per prima cosa diamoci un'occhiata. Ciao! Eccoci qua! Ed ecco a voi Dawn of Pripyat, un gioco di ruolo del collettivo Antacite che monta lo Year Zero System, dove si gioca un futuro ipotetico che vede il nuovo impero russo come dominante su una parte dell'emisfero europeo, anche a seguito della scoperta dell'Euridite. Ma prima di cominciare, mettiamoci comodi, sarà una cosa lunga, sappiatelo. Di cosa stiamo parlando? Dawn of Pripyat, come vedete, è un gioco di ruolo italiano realizzato dal collettivo Antracite, formato a 4, 256 pagine, interni completamente a colori, che monta, come vi dicevo, il sistema Year Zero System, lo Year Zero Engine. Il collettivo Antracite, in realtà, una coppia di persone sono Sergio Trenna e Stefano Trenna. Ecco a voi. Allora, Dawn of Pripyat mi ha colpito sotto diversi aspetti, quindi ve ne parlerò piano piano. Sicuramente farò diversi errori, perdonatemi, mi sto impegnando al meglio. Partiamo dalle basi. L'idea di fondo: Dawn of Pripyat, come vi dicevo, parte dal presupposto che il disastro di Chernobyl sia avvenuto a seguito della caduta dei frammenti di un meteorite, e quindi dei frammenti di euridite, di Euridium, scusami, nella zona di Chernobyl e di Pripyat. Non è l'unico posto in cui è caduto, sono caduti anche negli Emirati Arabi. La cosa fondamentale è che la Russia immediatamente scopre la relazione tra Euridium e radiazioni e crea nuovi tipi di centrali nucleari, super produttive, che danno di fatto immediatamente un vantaggio alla Russia per quanto riguarda la guerra sull'energia e cambiano completamente il percorso del tempo fino all'oggi. In un oggi in cui di fatto la guerra fredda è stata vinta dalla Russia, il fronte russo si è spostato completamente a metà dell'Europa. L'Italia fa parte del fronte russo, il loro sistema di esportazione si basa sul fatto che danno la possibilità di installare gli impianti energetici in altri paesi, dandogli l'energia, in cambio però devono rimanere territorio, diciamo, sovrano russo e danno il loro controllo, i loro punti di sicurezza all'interno. In questa maniera ha espanso il suo potere e la Russia di fatto domina in questo momento quasi completamente l'Europa in un setting completamente differente, dove la madrepatria, Russia e tutti gli aspetti di quel periodo politico si ripresentano. Oltre a quello, molto altro è cambiato. Infatti, il manuale ha un setting molto grande e approfondito, che parte da delle basi storiche con diversi nomi famosi, anche molto ben fatto. Che ha uno dei difetti principali che ho trovato in questo manuale, ha un'esposizione caotica e non è facilissimo da seguire. Il sistema del la, il setting è, come vi dicevo, è ampio, spiega cosa vuol dire l'aspetto aspetti politici, aspetti alimentari della Russia, delle varie zone, cosa funziona la propaganda, come funzionano, che sono i cercatori di euridite, come funziona la sanità, quindi si perde e va in dettaglio su molte cose. Questo crea un setting enorme, amplissimo, che di fatto rende complicato capire esattamente cosa si va a giocare. Lo so che sembra strano, ma sarò sincero, è quello che ho provato. Ci sono governi ombra, c'è cioè, comitato energetico che ha relazioni con sette occulte, ambizioni simili a un culto, abbiamo resistenza, abbiamo civiltà che vivono all'interno delle zone radiate di Pripyat, abbiamo tantissimo, un setting è profondissimo. Cosa si gioca si può decidere, ma diventa di fatto un enorme sandbox di questo setting storico, che ha un ampio, amplissimo, ma un'esposizione un po' in alcuni aspetti forse ridondante e quindi un po' appesantito nel leggere. La cosa importante comunque, tornando sul punto, siamo in questo what if futuristico dove di fatto la Russia ha preso il pieno potere sul territorio parzialmente europeo, ma la cosa principale, come vi dicevo, sono queste centrali ad Euridite. Ecco, da Euridium, queste centrali hanno la caratteristica di creare delle radiazioni, ovvero hanno un effetto di irraggiamento di una zona pericolosa, dove si possono apparire sempre più frequentemente e più possibilmente mutanti. Infatti, una delle caratteristiche di questo minerale, quando viene in contatto con le radiazioni, è quello di
poter generare mutazioni, perché si lega in maniera estremamente valida al DNA, in modo stabile ma mutageno. I mutanti non sono i mutanti marveliani, sono mutanti, sono creature mostruose, deformazioni, iperviolente. Vi risponderei con la frase senza anima, una cosa che mi ha colpito moltissimo. Adesso vi dirò tra un secondo perché c'è questo aspetto che proprio mi si è piantato in testa, ma adesso ci arrivo. Vi potrei dire di fatto senza anima, mostri, persone che di fatto, o animali che si trasformano in mostri e come tali di fatto sono zone con queste creature mostruose. Altra cosa che può fare invece è in alcuni soggetti più resistenti o in zone a basso dosaggio dare alle persone la possibilità di sviluppare alcune piccole mutazioni e alcuni poteri creando quelli che vengono chiamati, se non sbaglio, skelet, ovvero uomini emaciati, persone emaciate che però hanno accesso a poteri mutanti e hanno l'abilità in qualche maniera di purificarsi dall'irraggiamento da Aurelia. In questa situazione si ha di fatto quindi una lotta di potere tra la Russia, le Americhe, mettiamo, il potere arabo, la CRAE, che è il potere, diciamo, il gruppo energetico che gestisce l'energia all'interno della Russia, ma è anche una setta segreta, le varie organizzazioni criminali. I gruppi pagamento tipo i gruppi di soldati Lysenko, o anche altri esempi sono gli aiuti umanitari diventati ormai una forza militare che si trova nella zona di Pripyat, o letteralmente le comunità di Skelet, tutti gravitano con degli obiettivi diversi nei confronti delle dite. Questo è il tema portante del gioco. Come potete vedere ci sono tantissime fazioni miste, infatti ci sono dei grafici all'interno per capire come si relazionano le fazioni tra di loro e quindi come si possono mescolare alcuni tipi di personaggio rispetto ad altro, perché di fatto è permesso farli tutti nel gioco, non hai una limitazione di qualche tipo, puoi giocare dalla parte dei russi, dalla parte dei rivoltosi, dalla parte degli skelet, non puoi giocare i mutanti perché come dicevo non hanno l'anima, non sono mostri veri e propri, sono anche al di fuori delle regole in qualche maniera. Per tutti gli altri è completa libertà, posso giocare un criminale. Naturalmente, però, il gruppo dovrà essere organizzato in modo tale da poter giocare insieme, perché non è possibile metterli tutti insieme in un calderone unico. Dall'altra parte, oltre a questo setting, come vi dicevo, ampio con delle basi storiche, abbiamo invece il sistema di regole. Il sistema di regole è uno Year Zero Engine, quindi, come penso sappiate, è fondamentalmente un tiro a pool di dadi che si basa sul lanciare i dadi delle tue abilità, la pool di dadi 6 legati alla tua abilità o se non ce l'hai magari al tuo attributo di base, e il 6 è il successo. Gli attributi sono 4, che sono forza, agilità, intelletto e empatia, bisogna guardare la scheda del personaggio. Le abilità, a differenza del classico Year Zero Engine, che sono divise in modo tale da essere 3 per ogni caratteristica, qui invece abbiamo un set diverso di abilità, che è diviso diversamente, abbiamo tante abilità di intelletto, meno di altre. Comunque abbiamo il combattimento, destrezza, illusione, percezione, ognuno ha un suo valore. In creazione del personaggio li distribuiremo come vogliamo e quando ci troviamo di fronte a una sfida dovremo tirare dei dadi in base a quello, sommandoli all'attributo correlato naturalmente. Quindi quando faremo un combattimento corpo a corpo, sommeremo la forza e il combattimento corpo a corpo, che se non sbaglio è su forza. Esatto, combattimento forza. E quindi tiriamo questa pool di dadi e avremo risultati con il 6. Se riusciamo a fare il 6, riusciamo a colpirlo. E possiamo usare poi un sistema di incrementi, cioè ovvero un successo aggiuntivo, cioè ci permetterà di fare degli stunt. Ad ulteriori successi daranno dei colpi critici. Questo è il concetto di fondo, molto semplice. Oltre a questo, abbiamo una serie di punti ferita dati dalla somma di due caratteristiche. Abbiamo quelli che sono dei punti sanità, che sono l'equivalente di punti ferita, ma per quanto riguarda l'aspetto psichico e di volontà, dati dalla somma delle altre. Quindi, forza e agilità danno i punti ferita, intelletto e empatia danno i punti sanità. E poi un sistema di meccaniche a ferite critiche, che non sono altro che delle ferite che avvengano in alcune condizioni di combattimento, tipo per esempio quando si riceve un danno critico, ma è un esempio soltanto, ce ne sono anche altri, alcuni danni letteralmente che superano il nostro massimale, ci permettono di ricevere queste ferite critiche, che sono ferite permanenti che danno dei modificatori negativi che possono portare alla morte se non vengano curate. Di per sé il sistema di regole è quello, funziona molto bene, sottolineano giustamente gli autori che è importante tirare il meno possibile perché un sistema di regole dove si tira solo con il 6 il successo
E non c'è una meccanica di reroll qui, a differenza che di altri sistemi di Year Zero Engine, come per esempio da Distress. Il successo sull'alzare è molto punitivo. Una delle meccaniche di reroll è la sicurezza. Quando crei il personaggio, puoi scegliere una delle tue abilità e metterla come sicura, ti permette di fare un tiro di reroll. Un'altra delle meccaniche di reroll è quello, se non sbaglio, di irraggiarsi. Però sono meccaniche abbastanza limitanti, si possono fare poche volte, hanno degli effetti molto lunghi, molto peggiori dello stress, e quindi è importante tirare il meno possibile nel gioco, come lo dicono giustamente anche gli autori del gioco. Tornando sulla creazione del personaggio, invece una delle cose importanti da fare in questo gioco è scegliere l'archetipo. Gli archetipi sono diversi, ognuno sono fondamentalmente le possibilità in questo mondo di vita. Abbiamo il combattente, abbiamo medico, esploratore, abbiamo gli scheletri, abbiamo gli scienziati. Ognuno hanno diciamo, declinazioni che possono essere, per esempio, lo scienziato potrebbe essere operativo, ricercatore o studioso. Ognuno ha un attributo base differente. Spesso, non sempre, hanno disabilità consigliate. Questi attributi che vengono associati sono quelli che possiamo mettere in creazione fino al valore di 5, gli altri massimo potranno essere al valore di 4. Le abilità consigliate sono quelle tra cui potrò scegliere l'abilità di cui sono sicuro, che rimarrà quella e non è possibile cambiare per il resto della partita. Oltre a questo, ho scelto l'archetipo fondamentalmente per la creazione del personaggio. L'unica cosa che dobbiamo fare subito dopo è distribuire una serie di punti negli attributi e di punti nelle abilità che dipendono dall'età del personaggio. Un personaggio più giovane ha più punti attributi e meno punti abilità e viceversa, naturalmente, e poi creare le caratteristiche secondarie. Oltre che scegliersi segreti, colpi di fortuna, talenti. Talenti, c'è una lista di talenti che fanno effetti speciali. I colpi di fortuna sono una caratteristica unica del personaggio che può essere utilizzata una volta per sessione. È tipo, per esempio, l'abilità di poter fare un colpo critico quando si attacca, riuscire a trovare qualcosa di importante a un certo momento, avere un successo in un tiro di dado. E dall'altra parte, come vi dicevo, invece, poi il segreto oscuro non sono altro che spinte, idee narrative per il personaggio. Quindi il sistema di regole è molto semplice, è conosciuto, c'è stato. Secondo me ci sono state delle variazioni, hanno modificato parte del sistema di regole e l'ha reso meno fruibile sotto alcuni aspetti rispetto a uno Year Zero Engine classico, perché mettendoci un po' più di crunch, cercando di suddividerne le abilità, l'hanno reso un pochino più complesso. Uno dei tratti però che ho trovato più difficili nella lettura del manuale, che è quello che mi ha reso più difficile anche poi parlarne adesso, è che è di difficile esposizione. Ovvero, il manuale ha tanti testo, il testo non ha un'impaginazione chiara, e quindi il risultato è che va studiato a dettaglio per riuscire a comprendere il significato. Ci si perde nelle frasi, a volte frasi importanti sono all'interno di paragrafi molto lunghi e come piccoli momenti di regole vengono aggiunte in un punto senza un riferimento, quindi ci si perde alcuni aspetti delle regole. Una ridistribuzione del testo in una forma un pochino più fruibile l'avrebbe reso più facile avvicinarci, sì. E in questa maniera, a parte il setting, che possa essere ridondante, però sicuramente ha una stesura molto più fruibile, la parte delle regole diventa ostica da affrontare. E come tale, infatti, l'ho vissuta in maniera ostica. Inoltre, è molto simile, anche le suddivisioni delle classi che c'è all'interno di ogni singolo archetipo non l'ho trovato più di tanto interessante o utile. Quindi, avendoci questo materiale in più, che non è scritto dal mio punto di vista in maniera molto fruibile, l'ha reso difficile nella lettura della parte delle regole. Oltre a questo, mettendo da parte tutto questo aspetto, andando avanti, come dicevo, oltre alla creazione del personaggio, oltre all'aspetto del setting, andiamo sulle opinioni, che le regole le ho già fatte, andiamo sulle opinioni. Allora, ho trovato delle discrepanze, delle cose che non mi sono tornate, dei discorsi fatti da parte del personaggio dell'autore che mi sono strano. A pagina 198 appare un fantasma.
Però fino a 198 non si parlava di fantasmi. Ho dovuto aspettare ad arrivare alle pagine successive per scoprire che c'era anche l'opzione che l'eredite si legasse al mondo degli spiriti e apparissero fantasmi. Questa cosa nel setting precedente non c'era, e di conseguenza mi ha spiazzato aggiungere informazioni, per esempio così in corsa. Non avevo un'idea chiara di tutto il setting fino a che non si andava. Per esempio, ho speso diversi appunti, quindi sono qui con voi anche per parlarne insieme. Una delle cose, per esempio, che a me non è personalmente non mi è piaciuta come aspetto, è nell'aspetto del ruolo del Game Master. C'è un paragrafetto in pagina 119 che parla del ruolo del Game Master e espone questa frase: mostrate entusiasmo per le loro scelte e incoraggiatele ad aggiungere elementi per la storia. Di per sé non è niente di che, ma quando l'ho letto nel contesto, l'impressione è stata quella di un master che porta il gioco ai giocatori, che ha una visione di gioco molto frontale. E lo vede come un ruolo diverso dai giocatori, scelta giustamente stilistica da parte degli autori, che a me personalmente mi rispecchia poco. Infatti, il master è uno degli altri giocatori, gioca anche lui, i giocatori fanno parte del gioco. In questo caso c'è un master che deve mostrare entusiasmo per le scelte dei giocatori, ovvero deve essere contento di quello che fanno, anche se non gli piace, per farli divertire. E però è un pochino un sistema un po' fuori tempo dal mio punto di vista. Questo è un altro esempio. Le applicazioni delle azioni lente e delle azioni veloci nel sistema di regole, per esempio, è entrato a far parte molto avanti nelle regole, ma ne parla, le accenna prima, non c'è un rimando alle pagine per capire cosa sono. E oltre che l'azione lenta e l'azione veloce nel combattimento, poi il sistema di temporalizzazione è diviso in un'altra maniera. Quindi abbiamo la suddivisione delle azioni divise in due modi: azioni lente e azioni veloci durante il turno di combattimento, ma il turno di combattimento è solamente una di tanti tipi di frazionamento di tempo che abbiamo nel manuale, e non abbiamo un paragone tra i due. Quindi abbiamo due scale che non rientrano, volendolo fare estremamente tecnico. Anche se il manuale poi di per sé, per come viene vissuto, non ne ha bisogno. Il sistema di regole diventa a un certo punto molto lungo perché aggiunge quali sono le possibili azioni veloci, per esempio afferrare il volante, attraversare una porta, raccogliere un oggetto, ripararsi. Un'azione lenta può essere strisciare, per esempio. Cioè, diventa molto crancioso, comincia a suddividere tante cose, comincia a mettere tutte le regole per le malattie, tutte le regole per i veleni, tutte le regole per il fuoco, tutte le regole per l'acido, il danno da combustione che fa l'acido oltre all'uso, la possibilità di detonazione che ha una fiamma. Comincia a aggiungere tantissime regole nel combattimento, diventando di fatto il centro focale di tutto quanto il gioco. E soprattutto diventando molto molto crancioso quando il sistema di regole originale è abbastanza più snello, e questa cosa un po' entra in conflitto tra una cosa e un'altra. Oltre a questo, vediamo se questo ve lo dico. Ok, un altro esempio delle cose che mi sono tornate poco. Tutte le varie abilità, quando vengono descritte, descrivono l'abilità, la possibilità di fallimento, la possibilità di successo, e quale potrebbe essere un esempio di miglioramento della situazione, cioè ovvero il successo, un successo aggiuntivo, cioè la situazione migliora. Per esempio, qui ho trovato una mancanza di coerenza a tutti quanti i fallimenti. Ci sono dei fallimenti abbastanza semplici, cioè combattimento a distanza, il proiettile ha mancato il bersaglio. Magari ha colpito qualcos'altro, e se il rumore avesse attirato i nemici, giustamente fa delle domande, è l'unico esempio di fallimento con delle domande. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ha uno stile unico l'opera nel suo complesso, ma cambia da una parte all'altra, e questo effetto, quando lo leggi, si sente tutto. Se vado a cercare i fallimenti per avere un appoggio sicuro, in alcuni casi il bersaglio non è stato colpito, ora è il suo turno. In altri casi il PG fallisce nella sua azione, cade rovinosamente a terra, perde l'equilibrio, possono essere molto pericolosi. Un PG che tenta di afferrare al volo il bordo di un balcone può fallire e cadere nel vuoto e farsi molto male. Cioè, la scrittura è non molto approfondita, e questa cosa rende la lettura di manuale pesante. Mentre l'idea originale, iniziale, è anche interessante, e le sviluppa parte della trama. È anche interessante, il setting è abbastanza ricco, ripeto, confusionario, in alcuni casi secondo me sovrapposto. La stesura delle regole è molto acerba,
È molto acerba e dà l'impressione di aver bisogno di tanta, non tanto revisione, ma quanto una riscrittura per ripulirla e renderla ancora più salda. Direi fine, ho detto tutto. Ci sarebbero altri esempi, ne ho presi tanti, ma non ci serve andare a vederli tutti quanti in dettaglio. La cosa che interessa in questo momento è, ecco a voi Dawn of Pripyat, Year Zero System, ottimi idee di fondo, uno sviluppo un po' acerbo, se avete voglia di rimetterci le mani, è un'ottima opera. Ciao!